Il 2024 si è aperto con nuovi rischi per i flussi commerciali dovuti alla forte riduzione dei transiti nel canale di Suez per gli attacchi del gruppo yemenita degli Houthi. A evidenziarlo è Confindustria nel rapporto congiuntura Flash. I prezzi di gas e petrolio non ne hanno risentito finora, ma restano alti. A fine 2023 il PIL italiano potrebbe essere andato meglio di quanto previsto, ripartiti servizi e costruzioni, ma l'industria resta debole. Inflazione ai minimi solo in Italia. I tassi quindi potrebbero rimanere alti ancora per alcuni mesi. A novembre la produzione industriale ha subito un'altra flessione dell'1,5% e la fiducia delle imprese ha continuato il trend decrescente. A inizio 24 il blocco di Suez, se prolungato, può peggiorare lo scenario. Si conferma invece la dinamica positiva del mercato del lavoro, più 450.000 occupati a novembre da fine 2022. La crescita a ottobre-novembre è interamente legata ai lavoratori a tempo indeterminato. Sul fronte dell'inflazione in Italia è scesa ancora a dicembre, ma è cresciuta in Germania e Francia, tanto che nella media eurozona è risalita al 2,9%. È legittima la disciplina dei licenziamenti collettivi prevista dal Jobs Act. A stabilirlo è la Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento agli articoli 3 e 10 del Decreto Legislativo 23 del 2015. Si tratta del provvedimento che, in attuazione del Jobs Act, ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. La Corte d'Appello di Napoli aveva censurato la disciplina dei licenziamenti collettivi in relazione alle conseguenze della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero. Si è previsto un indennizzo per il danno subito dai licenziati, ma non più il reintegro nel posto di lavoro. La legge delega aveva infatti escluso per i licenziamenti economici di lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti a partire dal 7 marzo 2015 la possibilità di reintegro. Era stato invece previsto il solo indennizzo economico, limitando il diritto al reintegro solo ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato. La Corte ha ritenuto che il riferimento contenuto nella legge delega ai licenziamenti economici riguardasse sia quelli individuali, per giustificato motivo oggettivo, sia quelli collettivi. Ha quindi escluso che, sotto questo profilo, ci sia stata la violazione dei criteri direttivi della legge delega. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha messo a disposizione 5,5 milioni per dare impulso al processo di attuazione sui territori della nuova Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e dell'Agenda 2030. L'avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse realizzato dalla Direzione Economia Circolare del MASE si sviluppa in continuità con i due precedenti del 2018 e del 2019-2020 che hanno accompagnato il pieno impegno dei territori, portando all'approvazione di 17 strategie regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile insieme a 8 agende metropolitane. Il MASE continuerà a promuovere la collaborazione con gli enti territoriali, perseguendo l'obiettivo del pieno coinvolgimento nelle attività di attuazione, monitoraggio e rendicontazione della strategia, ma anche sostenendo nei contesti nazionali e internazionali il ruolo dei territori per la piena realizzazione dell'Agenda 2030. Il ministro Gilberto Pichetto Fratin sottolinea che cominciamo così a dare concreta attuazione alla nuova strategia sulla quale si prevede di investire nel prossimo biennio circa 17 milioni di euro. Presupposto di tutto è la piena connessione e collaborazione con i territori che devono sentirsi diretti protagonisti di una sfida che si può vincere tutti insieme. Pensioni dall'APE sociale a opzione donna e quota 103 in quanti usufruiranno? In attesa della riforma che l'esecutivo vorrebbe portare a termine entro la fine della legislatura, restano in vigore gli attuali strumenti di uscita dal lavoro che, a causa dei paletti imposti, riguarderanno però una platea piuttosto ristretta. Stesso discorso vale anche per il bonus Maroni e la fascia contributiva.